Buona domenica, appassionati di cucina. Come al solito, oggi torniamo da Pan dell'Orso insieme al nostro chef pasticcere Angelo Di Masso. Grazie Jennifer, bentornati. È un piacere averti qui nel nostro amata Scanno. E un saluto a tutti gli amici di Rete 8 che so che ci guardano per la tua bravura, e anche quando ci sono anch'io so che abbiamo un bel seguito. Insomma. Sei davvero tanto gentile Angelo, io devo dire che i nostri telespettatori ci guardano perché voi chef siete veramente bravissimi e tu in special modo veramente ci dai delle ricette rifacibili a casa, perché questa cosa per noi è molto importante, io lo dico sempre, i nostri chef si impegnano per regalarci ricette che a casa possiamo rifare, quindi... Sì. È essenziale, anche perché io poi penso, sai, nella semplicità si racchiude anche la tecnica, no? Perché non sempre una cosa semplice sia semplice realizzarla. Esatto. Però bisogna riuscire a semplificare ogni tipo di lavorazione, certo, proprio per dare ai nostri telespettatori un prodotto facile da realizzare, soprattutto visto i tempi, anche veloce. Anche veloce. So, sì, sì. Beh, questo di oggi, che è il pasticciotto scannese, che si differenzia dal pasticciotto frentano, perché lì c'è comunque un ripieno all'interno. Qui parliamo di un pan di Spagna che si può utilizzare in mille maniere. Quello che andremo a realizzare oggi è con una crema al cioccolato e una crema bianca. Ok, bene. Allora, abbiamo bisogno quindi di pan di Spagna, però vedo che l'abbiamo realizzato praticamente in dei pirottini piccolini, sì, giusto? Sì, dei pirottini che si possono comprare al supermercato, oppure anche usare delle ciotoline di... delle ciotole di silicone, di silicone oppure di ceramica, okay, quello che uno ha a casa, insomma, non è ecco, l'importante essenziale. È fare la monoporzione, sì, perché... una monoporzione, okay, con la ricetta che abbiamo già dato di una semplicità, sì, poi comunque noi vi daremo la ricetta proprio del pan di Spagna della pasticceria Pan dell'Orso alla fine della puntata, come ben sapete trovate proprio il riepilogo di tutti gli ingredienti e lì c'è la dose del pan di Spagna che fa il nostro Angelo. Sì, sì, perfetto. Poi quello che mi piace dire, poi dopo inizieremo la fase di lavorazione, e per quanto riguarda la crema al cioccolato. La crema al cioccolato è importante, se chiamiamo crema al cioccolato, il cioccolato ci deve stare dentro, no? Questa è una bella notizia. Quindi si fa una ganache con il cacao, si scioglie il cacao con un po' di latte. Spiegaci bene come si fa, quindi dobbiamo sciogliere il cacao. Allora, è importante, mettiamo il latte a bollire, okay, nel frattempo facciamo un'emulsione con le uova, poche uova, perché comunque il tuorlo d'uovo è un deviatore di sapore, okay, rispetto alla crema pasticcera bianca ne mettiamo un pochettino di meno, però okay, ti ho già dato la ricetta e sì, i nostri telespettatori la potranno vedere. Ci si mette 1 grammo di sale, quindi noi misceliamo amido di riso, sì, con lo zucchero, lo sciogliamo con un pochettino di latte, latte caldo, aggiungiamo i tuorli, okay, ancora continuiamo a miscelare, aggiungiamo 1 grammo di cannella su 1 litro di latte e 1 grammo di sale. Ok. Dopodiché, quando il latte è uscito quasi a bollore, aggiungiamo il cacao. No, il cacao lo teniamo a parte, gli aggiungiamo un pochettino di latte, lo sciogliamo in modo che diventa una crema. Okay. Dopodiché lo possiamo aggiungere all'impasto, a tutto il composto con di latte e uova, lo portiamo a 80 gradi. Quando è arrivato a 80 gradi, in fase di ebollizione, okay, aggiungiamo il cioccolato, sempre meglio utilizzare un cioccolato monorigine al 70% proprio per marcare il sapore. Dopodiché con il mini peener diamo una emulsionata, okay, si stende la crema pasticcera su una teglia, si fa raffreddare il più rapidamente possibile proprio per abbattere la carica batterica, e dopodiché qualunque cosa i nostri telespettatori vogliono realizzare la possono fare. Però che meraviglia, crema al cioccolato, ci deve essere, ci deve il, essere cioccolato, il cioccolato, no? Assolutamente. Quindi tu ci hai spiegato come fai la tua crema, poi magari i nostri telespettatori avranno anche la loro ricetta, però certo, il segreto dello chef, ed è importante aggiungere il cioccolato, quello puro, quello vero, insomma, non andiamo a prendere surrogati, sì, o cose appunto, di scarsa qualità. No.
anche perché la materia prima, noi lo diciamo sempre, è fondamentale. Non si può pensare di fare un buon piatto, un dolce, qualsiasi cosa senza una materia prima eccellente. Quindi insomma... Sì, io dico anche il pan di Spagna, sai, esistono i mix, esistono tante cose. Ah, questo è un pan di Spagna semplicissimo. Sì, ma che ci vuole a farlo? Nella leggerezza, nella fragranza, con le uova fresche. Ma certo, alla fine ha tutto quanto un sapore. Sono d'accordissimo. Vogliamo realizzare Sì, non vedo l'ora. Allora. Quello che è importante è munirsi di un coltello a seghetta. Ok. Tagliamo in tre parti, li facciamo due tagli, dove la base mettiamo il cioccolato. E alle altre due parti metteremo la crema pasticcera e questo lo utilizziamo come coperchio. Utilizziamo una bagna di acqua e zucchero con del mandarino e dell'arancio e il maraschino. Okay. Per chi volesse un po' utilizzare anche dell'alchermes oppure okay. qualunque altro. Diciamo che la bagna è un po' soggettiva, nel senso soggettiva. Che poi possiamo scegliere come bagnare il nostro pan di Spagna. Sì. Nel tuo hai messo mandarino, arancio? Arancio e del liquore, è un'azienda che comunque okay. mi fornisce, però a me piace comunque andare a mettere ancora di più dei sentori, quindi utilizzo la scorza dell'arancio in infusione per comunque fortificare ancora di più okay. il sapore. Ma quanto è bella questa bottiglia, la voglio pure io. Sì, questa è semplice, per bagnare. Ci fa toccare il meno possibile il nostro prodotto. Io lo faccio col cucchiaio a casa e non va assolutamente bene. No, ho un pennellino, ci sono i pennellini. Voglio poi, quella io, Andrea. Ecco, va bene, te la regalo dopo, così. Allora, mettiamo la crema pasticcera. Poi devo dire che l'abbinamento dell'agrume con cioccolato. La crema pasticcera, poi la crema pasticcera. Che la diciamo a fare. Sì, c'è una vaniglia, come abbiamo sempre detto, Tahiti. Allora, facciamo questo procedimento. Io sono così felice quando sto vicino a te, Angelo, a fare queste cose. Ma chissà perché, Poi vedi, la crema pasticcera. Semi di vaniglia. Qui abbiamo una vaniglia Tahiti straordinaria. Mazza, che bello! Ecco, la composizione si potrebbe utilizzare anche quando abbiamo degli ospiti sì. a pranzo o a cena. È un dolce semplicissimo, espresso, fatto bellissimo, al momento. Bellissimo. Gli diamo un'ulteriore imbevuta di bagna. Sì, perché alla, poi alla di Spagna è buono quando è bagnato. Sì, deve essere, mi piace bagnato, deve essere. Sì. E una spolverata di zucchero a velo. Angelo, è meraviglioso ed è semplicissimo. Il nostro pasticciotto scannese è pronto. Il pasticciotto scannese, segnate bene gli ingredienti perché è veramente facile da fare, utilissimo anche per una preparazione express, avete degli ospiti, no? A casa, quindi fare il pan di Spagna è veramente un'operazione semplicissima, velocissima. Facciamo la crema e tu ci consigli di montarlo al momento? Sì, al momento, perché comunque è semplice e veloce da realizzare. E quindi di conseguenza possiamo poi c'è la crema che scende, è bella vederla anche su un piatto. Io adesso ne ho messa sicuramente di più. In pasticceria utilizziamo un pirottino che serve per far mantenere okay. perché come vedi la base è più stretta e poi abbiamo però la parte è bellissimo come un fungo, ma questo, la bellezza che questo è da addentare al momento. Questo è un dolce che si utilizzava tantissimo nei matrimoni, sì. nelle comunioni. Io quest'anno è la comunione di mio figlio Liborio, quindi a me piace portare sempre le tradizioni avanti. In auge, no? come si vuole dire, e non trascurare quello che comunque fa parte del nostro territorio meraviglioso. Sì, poi Scanno è stupenda. Ogni volta che vengo qui a trovarti, Angelo, mi incanto. Cominciando grazie. Da Villa Lago e arrivando a Scanno. Sì, e faccio sempre tante foto, tanti video, le condivido con i miei follower su Facebook, sui miei social, perché veramente viviamo in un posto stupendo. Poi qui è ma tutto l'Abruzzo, magico, tutto l'Abruzzo. Però qui c'è qualcosa di magico, secondo me. Sì, questo è come quando mi dicono ma dove vai al mare? Io vado in Abruzzo perché... Sì, vado a visitare anche altri posti, ma abbiamo un mare. Ma la Costa dei Trabocchi, ma ne vogliamo parlare, vabbè. Un mare da Vasto a tutto. È tutto bello. San Vito Chietino, tutti i posti. Stupendi. Meravigliosi, dove la gente è meravigliosa, si mangia bene. Che volete di che più? Ma la vita, in vacanza per me è quello, è no? Rilassarsi. Assolutamente sì, Angelo, grazie. Grazie a grazie. Te, grazie a voi, un saluto ai telespettatori. Evviva l'Abruzzo, ci vediamo domani.